come state? Spero bene. Io ci ho messo circa 2 giorni per riprendermi dalla botta di Milano. Ma se mi dicessero che Sons ricomincia lunedì, ripartirei di nuovo. Perché come fai? Dopo che ci sei stato almeno una volta nella vita, vorresti ripetere l'esperienza decine e 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 decine di volte? Perché per me è stato folgorante. All'inizio mi sono sentita anche un po' quasi sperduta per la quantità enorme di brand conosciuti, meno conosciuti che c'erano, per la gente che c'era. E poi ho fatto degli incontri bellissimi. Ho avuto l'onore di conoscere Filippo Sorcinelli e ho incontrato Demi Rowling, che è uno dei miei miti, perché io adoro i suoi video, la seguo da tantissimo tempo ed è stato veramente emozionante incontrarla e conoscerla. E poi Pissara di Parfum Dusita, che è un'altra donna che io stimo tantissimo e che mi piace tantissimo, e quindi aver avuto l'onore di stringerle la mano è stata veramente un'esperienza stupenda. Ma stasera sono qui per mostrarvi il bottino, tutto ciò che mi sono portata a casa da Exxons o comunque da Milano, perché purtroppo in fiera non si poteva acquistare nulla o quasi. Quindi siete pronti? Andiamo! Iniziamo subito con un top level. È proprio lui dove ho passato la mia prima ora e mezza di Exxons della mia vita. Eccolo qui. È un profumo del grande maestro Sorcinelli. Lo vogliamo aprire insieme? Non l'ho nemmeno aperto, volevo provare questa emozione con voi in diretta o comunque in differita. Mi sono dotata di tagliacarte perché la confezione è abbastanza particolare. Vediamo. Tra l'altro, ho conosciuto i ragazzi dello staff di Filippo, sono persone fantastiche, veramente sono rimasta molto molto colpita. E domattina mi arrivano 2 suoi Discovery Set che ho ordinato appena sono tornata a casa, perché sì, è vero, li ho sentiti quasi, non tutti, però insomma tanti li ho sentiti alla fiera, ma me li voglio risentire a casa con calma, gustare e vedere come si evolvono. Comunque ho scoperto veramente un mondo che non conoscevo e di cui mi sono follemente innamorata. Il profumo in questione è Rosa Nigra, che mi è stato fatto provare in fiera e io non ho resistito. Vediamo la bottiglia, come si apre la confezione. È un'emozione, queste bottiglie vengono fatte tutte a mano, cioè è pazzesco, ve lo dico, è pazzesco. Grande, e poi Filippo Sorcinelli, non so che dire se non chiamarlo maestro. È veramente un artista, un poeta. E questa è la sua Rosa Nigra, che poi vedremo molto presto con un bel video monografico dedicato a questo profumo. Ma ho fatto anche un'altra scoperta molto interessante, e si tratta di un brand abbastanza conosciuto, che è I Profumi del Marmo. Ho conosciuto la founder, una donna fantastica, un'imprenditrice veramente eccezionale. E il profumo del quale mi sono innamorata è Arabescato. Volevo farvi notare la bellezza di queste bottiglie, del tappo, che è pesantissimo perché appunto è in marmo, e della placca dorata che vi è sopra. Ma vi parlerò con calma di tutto, non vi preoccupate. Oggi voglio soltanto farvi vedere così, diciamo, i pezzi più importanti che abbiamo preso. Sono stata poi omaggiata anche di un tester con un po' di profumo rimasto, sempre di profumo del marmo, che è Isabella d'Este. Poi ve lo descriverò. E poi sono riuscita ad accaparrarmi un Discovery, che è quello di Angelo Caroli. O Caroli, ma credo che si dica Caroli. Eccolo qui, quindi c'è un bel po' di lavoro da fare, perché ne ho sentita qualcuna e mi sono piaciute tanto.
poi qui ci sono tutti i campioncini, profumo del marmo, abbiamo l'ultimo di Maissa, che ho conosciuto anche Mr. Kediri, una persona simpaticissima. C'è qualcosa di Electimus London che adoro, ragazzi, ve lo dico. E poi abbiamo altri Maissa, e poi abbiamo Aran Parfum, e poi c'è Agato Parfum, che anche questo è un brand italiano che fa delle cose assurde, buonissime. Le donne di Mask, Petra, e Xerjoff, qualcosa di Xerjoff. Poi abbiamo, aiuto, non si finisce più, sempre Mask, Hemingway, Atelier des Eaux, The House of Wood e Moresque. E poi, aspettate, e Core Eterno, e qualcosa me lo perdo qua dentro, ve lo dico, perché sono talmente tante cose. E Rosendo Mateo, il nome sinceramente non so pronunciarlo bene, è spagnolo questo brand. E poi abbiamo, vabbè, altre cose di Dusita, Parfum Dusita, ovviamente. Tra l'altro Dusita a maggio lancerà un nuovo profumo che si chiama Rosarin, che è meraviglioso, me ne sono veramente innamorata e non ho tanta voglia di aspettare fino al 23 di maggio, data del lancio ufficiale, però dovremo farlo per forza. E questi sono più o meno i campioncini, i samples che ho preso appunto ad Exxons. Non so se avete visto uno short che ho pubblicato lunedì mattina. Prima di tornare abbiamo deciso con Pietro di farci un giro appunto in Piazza Duomo, perché io a Milano ci ho vissuto alcuni anni fa, e ogni volta che ci torno, se non vado almeno a fare un giro in Piazza Duomo, mi sento che mi manca qualcosa, e quindi siamo andati lì. Il problema è che a Piazza Duomo c'è la Rinascente, ovviamente, e alla Rinascente, se io e Pietro entriamo, facciamo danni. Infatti i danni sono avvenuti anche questa volta, e ve li faccio vedere subito. Il primo è un po' più contenuto, infatti, capite, mi sono presa l'Eden Rouge di Miller Harris, perché l'ho provato, e voi sapete che io amo molti profumi cuoiati, e mi ha veramente conquistata. E poi, sempre là, nello stesso angolo, ho trovato il Discovery Kit di Affinescence, che tra l'altro era presente anche in fiera, ma non avevano i Discovery da poter comprare. E devo dire che su questo brand bisogna farci un po' un discorsetto, perché è molto particolare, perché loro fanno i profumi soltanto con le note di fondo, che non evolvono, ma sono delle essenze pazzesche, e mi sono piaciuti veramente tanto anche loro. Poi, avendo trovato il Discovery Rinascente, ho fatto prima piuttosto che ordinarlo dalla Francia. E poi c'è anche qui un omaggio, un fine tester quasi, del Bond Scent of Peace, di cui parlerò adesso a breve nel prossimo video dedicato ai Bond, perché già è quasi pronto. E poi ci sono tanti altri campioncini che vi voglio mostrare, perché c'è parecchia roba su cui lavorare. Ma la, diciamo così, il danno, quello proprio spudorato, ecco qua, vi faccio vedere. Sì, voi sapete che è stato il mio compleanno pochi giorni prima di Essence, e Pietro mi ha chiesto: cosa vuoi per regalo? Io ho detto: ti sei dimenticato, andiamo a Milano, che è più di quello di regalo. Però non pensavo che ne sarebbero arrivati altri tre preziosissimi. Sono quasi commossa da questo, ragazzi. Rock Rose, stiamo parlando di Clive Christian, V, e Crab Apple Blossom. Andiamo di tagliacarte? Eh sì, ragazzi, perché non l'ho ancora aperto. Non l'ho mai fatto in un video. Di solito i profumi li apro sempre prima e poi ne parlo. Ma questi ho voluto proprio farlo insieme a voi.
La prima volta, ve lo dico, che apro una scatola di Clive Christian. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, guardate la bellezza. No, ragazzi. Poi, oltre alla bellezza, la bontà. Mamma mia, raga, una droga. Oddio. Questo me lo metto subito, scusate, ma... Vaporizzatore stupendo. Sono tutti 50 ml. Cioè, voi avreste dovuto vedere la faccia di Pietro quando la signora dell'atelier Zeitgeist ci faceva sentire le fragranze. L'avrebbe presi tutti lui. Se non lo fermavo ne portava a casa, non lo so, 6 o 7 di Clive Christian. Però... ci sarà un motivo se questo brand è quello che è. Voglio dire, non sarà molto difficile da immaginare, ma i profumi di Clive Christian hanno di base oltre 200 ingredienti, quindi insomma di che stiamo a parlare, raga? Di certo non è nicchia low cost, anche perché la nicchia low cost per me è un po' un ossimoro. Comunque, oh, vediamovi come si presenta. Eccolo qua. Questo neanche ve lo dico quello che è questo profumo, cioè ve lo dirò con calma. E poi per ultimo, Rose. No, ma tra l'altro guardate le scatole quanto sono belle, raffinatissime, anche le scatole che contengono poi il cofanetto del profumo. Ed eccolo qui, il terzo. Beh, raga, che vi devo dire, mi sento sinceramente molto fortunata in questo momento. Dunque, se questa è l'entità dei regali che si ricevono in ritardo, ben vengano tutti gli anni, insomma, chi se ne frega del giorno stesso del proprio compleanno. No, vabbè, dai. Oh, ma sempre quando sto a registrare questi cominciano sto casino e bau 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 e che pallette. Ma chissà con chi ce l'hanno, ma sarà passato un gatto, sarà passato non so che cosa. Senti che casino, senti. A me lo fanno apposta, allora. Oddio mio. Si sono allontanati. Io sono veramente grata per aver ricevuto un regalo così prezioso, così importante. E mi aspetta veramente un bel po' di lavoro, perché voglio parlarvi di tutti quanti i profumi che ho sentito e che mi hanno colpito tantissimo e che ritengo personalmente essere dei buonissimi e validissimi profumi da poter comprare. Ma soprattutto presto farò anche una bel video monografico su Clive Christian, su questi tre profumi, ma parleremo anche di altre sue fragranze, in quanto, come avete visto prima, sono stati molto generosi con i campioncini, e te credo, giustamente. Vabbè ragazzi, io penso che la chiudo qui, ci vediamo a breve, non so se ce la faccio prima di Pasqua a pubblicarvi un nuovo video, ci provo domani, altrimenti ci vediamo dopo i giorni delle festività pasquali e non temete, non rimarrete a bocca asciutta, perché il mio piano comprende veramente tante 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 belle novità. Vi ringrazio, un bacione grande, a presto!